Katia, siamo noi. Allora, oggi qui all'ombra del nostro albero faremo una cosa insolita. Porteremo voi telespettatrici dal parrucchiere, i telespettatori dal barbiere, vi daremo magari qualche utile consiglio su come prenderci cura dei nostri capelli, delle vostre barbe, ma soprattutto in realtà vi mostreremo come quanto bene si può fare dentro e con un salone di bellezza. Allora, per raccontarvi queste storie, perché il plurale oggi è d'obbligo, io do subito il benvenuto al primo ospite di oggi, ben arrivato, Giuseppe Castelli. Ben arrivato, Giuseppe. Si accomodi, Giuseppe. Allora, Giuseppe, ho letto che lei fa il parrucchiere dalla fine degli anni 70. Sì, esatto. Allora, dall'alto la sua esperienza, dia subito, prima di raccontare la sua storia, un consiglio pratico a tutte noi, permettetemi, insomma, iniziamo con le donne. Con il gran caldo, come li teniamo in ordine i nostri protesi capelli? Protesi dei capelli, prima di tutto. Usare prodotti di qualità, andare spesso dal parrucchiere, tagliare spesso i capelli e servirvi soprattutto di prodotti buoni, validi, di qualità e affidarvi alle mani di professionisti e non di parrucchieri improvvisati, perché purtroppo oggi il mercato ha un po' di tutto. È riuscito a dirci, insomma, che siete indispensabili, da soli possiamo fare poco. Senta, torniamo seri, non che non lo fossimo. Sua mamma e suo papà non erano parrucchieri? No, mio padre. Lei com'è che ha cominciato a scegliere? Ma io ho cominciato per caso, andando a trovare un mio cugino che aveva aperto un negozio vicino a casa mia, e lì così mi è balenata l'idea di fare il parrucchiere. Per caso proprio. Poi diciamo che questa strada in qualche modo si è confermata come la sua, perché so che quando ha fatto il servizio militare si è ritrovato a fare il barbiere agli Alpini. Barbiere nella caserma degli Alpini, sì. Tornando a parlare degli Alpini, a Merano, nel 1981. Sì. In mezzo alle montagne, come se la ricorda quell'esperienza? Era diventato bella, bravo? Positiva, si lavorava. Eravamo fra i pochi che lavoravano in caserma, perché c'erano 1400 ragazzi da tagliare, quindi il lavoro era tanto. Senta, lei per anni è stato anche uno scout e a un certo punto mi sembra che proprio una persona con cui aveva fatto lo scout le ha fatto conoscere un progetto che si chiama Mato Grosso. Sì, Operazione Mato Grosso. Operazione Mato Grosso, di che è un'associazione di volontariato, un gruppo di ragazzi spontaneo, ormai esiste da 50 anni, che opera in America Latina, in Perù, Bolivia, Brasile, Ecuador. E questo amico mi scrisse che era in missione e io ho deciso di andare a trovarlo in Ecuador. La interrompo un momento, aveva già il suo salone? Sì, io ho aperto a Brescia. A Brescia. A Brescia, sì. Quindi lei parte, va in Perù? Io parto, vado la prima volta in Ecuador. A trovare questo amico che era in missione e che mi scriveva, mi raccontava dei poveri, mi raccontava delle situazioni estreme che viveva all'interno di questa realtà. Che cosa vede lì che la scuote? Lì vedo la povertà, ho avuto modo di entrare nella casa di persone poverissime in condizioni che io non avevo mai visto prima, insomma. E da lì tornai in Italia, cominciai a ragionare su quello che avevo visto, a vedere cosa potevo fare. A coinvolgere anche delle persone, perché prese sua moglie dopo, e la riportò in... Quello dopo, perché poi mettersi in gioco non è così facile, così semplice. Perché comunque l'emozione che vivi al momento, vabbè, ti dice ok, fai qualcosa, poi quando si ritorna al nostro lavoro, poi noi lavoriamo in un mondo abbastanza frivolo, quello dell'immagine, dell'estetica e così. E trovai amici che dell'operazione Mato Grosso, che facevano volontariato nella mia zona, mi disse vieni a darci una mano, e così iniziai a fare un po' di volontariato all'interno dell'operazione Mato Grosso. Mentre poi conobbi mia moglie, decisi... E sua moglie l'ha portata lì, l'ha portata però in Perù. In Perù. In Perù avete fatto un incontro con una persona che ancora una volta vi ha spalancato ancora un altro orizzonte. Si chiamava Erika? Erika è una ragazza della provincia di Mantova che stava in quel periodo stava per iniziare un progetto, cioè l'apertura di una casa per accogliere malati terminali. Donne abbandonate, situazioni piuttosto estreme. E mi commosse molto vedere questa ragazza di 25 anni che stava accompagnando una donna di nome Maura, aveva 32 anni, 5 figli, abbandonata dal marito, con un sarcoma, gambe amputate. E mi ricordo che Erika mi disse: io sto con lei tutta la settimana, giorno e notte, e poi quando
ormai era terminale, è stata una che aveva la morfina e lei non poteva più far niente, non poteva. E diceva, quando cominciano i dolori forti, lei comincia a insultarmi, Maura, e io a quel punto mi inginocchio e prego. Questa cosa l'ha scossa, non l'ha più dimenticata, esatto. E a un certo punto decide che lei doveva sostenere quel progetto. Si attiva, si inventa qualcosa di insolito. Mi invento... Che cosa fa? Di contattare parrucchieri per organizzare delle giornate di lavoro per noi no profit, quindi ho iniziato a contattare dei saloni in giro tra Lombardia, Veneto e Trentino, disposti ad accogliere la giornata, quindi con tanti colleghi il trovarsi in un negozio, tutti insieme in un salone a lavorare gratuitamente per progetti sempre legati all'operazione Mato Grosso, quindi iniziamo con Erika e poi ci siamo andati avanti. Destinando poi proventi, guadagni anche di quelle giornate al progetto stesso. A tutti, all'operazione Mato Grosso e in particolare per Erika. Ecco, tutto questo è meritorio perché davvero ci ricorda quanto ciascuno di noi con il proprio talento, con quello che fa, può davvero incidere, può davvero fare la differenza. Allora noi adesso andiamo a Milano, non siamo tanto lontani da Brescia, andiamo nel salone di un barbiere che da 24 anni si è inventato, organizza una vera e propria maratona con schiuma e spazzola, a suo dire questo per restituire il tanto che ha ricevuto. Vediamo. Avendo avuto aiuto voglio dare aiuto agli altri, perché è giusto. Tante volte le esperienze della vita ti può portare ad aiutare gli altri perché sei stato aiutato. Io sono arrivato a Milano nel 1968, gennaio 68, con il terremoto del Belice. Avevo 5 anni e mezzo e si ricorda tutto del terremoto. La scossa più peggiore è stata verso la notte, verso mezzanotte, l'una. Ecco, in quel momento lì mio padre ha avuto la forza di prendere per mano mia madre, in braccio a me. Nel frattempo che siamo usciti, automaticamente metà casa è crollata. L'unica ricchezza che c'era rimasto in famiglia era solo una valigia di cartone. E questo... Oggi come oggi, quella valigia lì me la ricordo ancora e me la porto col cuore. Io sono iniziato a fare il parrucchiere all'età di 13 anni. Ero il classico ragazzino di bottega. Poi all'età di 24 anni ho aperto questo negozio. Una sera stavo pensando come potevo fare proprio io personalmente di poter aiutare dei bambini. Allora mi sono guardato le mani, come qualsiasi artigiano, la musica sono le mie mani e lì ho deciso di voler fare 24 ore. La 24 ore consiste che iniziamo sabato mattina alle 8 fino a domenica mattina alle 8, tagliamo i capelli, facciamo il servizio che il cliente richiede, c'è gente che fa l'offerta. E il ricavato va tutto in beneficenza, ma il ricavato va totalmente in beneficenza, perché alla mattina prima che si chiude si fa il conteggio e automaticamente lunedì mattina si dà il ricavato all'associazione che viene deciso di aiutare. Quest'anno siamo arrivati alla 24esima edizione, la faremo a ottobre. E il prossimo anno c'è l'anniversario dei 25 anni. Le offerte le raccogliamo in questa valigia. È una valigia di cartone riprodotta, identica, uguale come mio padre era venuto a Milano. Tanta gente ci ha aiutato. Ho avuto la fortuna di stare bene, di essere fisicamente senza difetto, perché non posso dedicare la mia vita a qualcuno che veramente ha bisogno. Dal nord
ci spostiamo adesso a sud, a Napoli. Peccato che non ci sia Massimiliano in questo momento. Allora abbiamo con noi, gli do il benvenuto, salve, Nunzio Luino. Ben arrivato, Nunzio. Grazie. Allora, anche lei, il suo papà faceva tutt'altro mestiere, sì, meccanico, sua mamma casalinga. Perché lei ha deciso di fare il barbiere? Perché seconda media sono stato bocciato e quindi la voglia di studiare ne era quella pochissima. L'aveva accantonata, insomma, lo studio l'aveva accantonato. E mio padre mi aveva consigliato di fare il parrucchiere, barbiere, anche se io volevo fare il suo vecchio mestiere, il meccanico. L'ha scoraggiata suo padre, ha detto no, troppo faticoso, proprio, sì. Però è faticoso anche quello di barbiere. Lei ce l'ha fatta, ha aperto il suo salone, ha attraversato anche dei momenti, sì, difficili, sempre con parecchia attenzione a chi stava peggio di lei, anche quando lei stessa affrontava, sì, delle difficoltà, papà di una bambina. C'è stato un incontro però che lei ha fatto nei pressi della stazione che insomma le ha fatto intravedere qualcosa, sì, di diverso. C'era questa persona che in effetti è una persona normale, non un mendicante che si trova tipo Barboni, per carità, che mi aveva chiesto qualcosa di soldi, anche per, che mi diceva che non aveva soldi nemmeno per farsi la barba, per andare dal barbiere. Essendo io un barbiere, gli avevo dato il bigliettino da visita per farlo venire da me. Solo che avevo il negozio a un primo piano, quindi non so se mai se è venuto, se non è mai venuto questa persona. Non mi sono mai incontrato con lui. Però ho pensato a tutti gli altri che erano nelle stesse condizioni. Sì, che volevo condizioni. Comunque fare qualcosa per... Quindi che cosa ha deciso di fare? Ho deciso di fare... richiama un pochettino nella tradizione napoletana, il caffè sospeso. Ecco, quindi la barba sospesa. La barba sospesa, sì. Che i miei clienti vengono, pagano... il servizio che fanno loro e in più lasciano la barba, i capelli, un taglio per le persone che non sono in tanti che lo fanno, perché avete iniziato da poco, no? Mi sì, sembra da aprile. Sì, da fine aprile. Che sì, già siamo a 4-5 diciamo servizi in sospeso, ecco qua. La sua famiglia che le ha detto di questa iniziativa, e no, soprattutto i colleghi? In famiglia sono tutti quanti contenti, anzi perché è una cosa bella, perché è una cosa molto umana. I miei colleghi ancora non ho avuto modo di potermi confrontare, anzi, io vorrei che anche loro farebbero qualcosa del genere, negli altri quartieri ovviamente, in modo che allarghiamo un pochettino questa solidarietà. Allora, lei mi ha dato il là perché allarghiamo questa solidarietà. A Napoli in effetti insomma c'è un'onda di solidarietà, ma c'è sempre stata, che si muove, e infatti andiamo a conoscere un altro barbiere, andiamo da Salvatore Visone e anche nel suo negozio, ci colleghiamo con lui via Skype. Salvatore è con noi? Buonasera. Buonasera, ben arrivato. So che tutti la chiamano Sasi, quindi se me lo consente lo faccio anch'io. Tranquillamente. Allora, lei non ha un negozio di barbiere, ma un parrucchiere. Parrucchiere. Ecco. Ha deciso a un certo punto di spalancare le porte del suo salone in un giorno preciso, che incidentalmente è quello di oggi, il martedì. A chi? Alle donne che vivono con la pensione minima, cioè con il minimo garantito dallo Stato. Come le è venuta in mente questa cosa? Mi è venuta in mente una giornata come questa di martedì, stavo affacciato un po' fuori al negozio e ho visto passare una signora, diciamo grande d'età, con i capelli bianchi, aveva un taglio, sai, mal tenuto, non aveva il colore fatto e guardava per capire un po' i prezzi. Una volta sentito i prezzi ha detto no, è troppo per me. In quel momento, sai, mi è partita la cosa di dire, io il martedì non è chissà quanta gente viene nel mio salone, se perdo una mezza giornata la dedico a chi comunque vive in condizioni disagiate, penso che non ci rimetto niente, cioè non chiudo l'attività. Lo posso fare, insomma, si è detto. Tranquillamente. Da quanto tempo lo fa? Sono 2 anni, ad ottobre 2 anni. E come sta andando questa cosa? Oggi è martedì, ci sono tante signore, tante pensionate che arrivano? No, tante no, perché comunque tocchiamo un ceto sociale che ha una forte dignità. Non è nemmeno facile, diciamo, convincere le donne a venire, perché essendo gratis è una fascia d'età con la quale le persone hanno vergogna. Senta, posso, Sasi, farle una domanda un po' scomoda, ma quando arrivano queste persone si mescolano con la clientela abituale, lei, le persone lavoranti che sono con lei, vi dedicate con la stessa identica attenzione, stessi prodotti di qualità, stesso tempo che riservate alle clienti abituali? Tutto quello che dedichiamo ad una signora che entra nel nostro salone lo dedichiamo a una persona che comunque ci viene a trovare, vive un momento di difficoltà, ci dedichiamo allo stesso modo. Ma come dimostrano poi che sono persone che vivono con pensione minima? Chiedete loro dei documenti?
Generalmente, i primi tempi abbiamo chiesto di presentare un libretto che attesti che comunque ci sia una pensione minima. Poi, col passare del tempo, l'esperienza ti fa vedere che basta guardarle in faccia le persone. Per capire. Cioè fanno gli occhi lucidi e non c'è nemmeno bisogno di esibire nessun documento a quel punto. Senta, la reazione che l'ha resa più orgogliosa di questa iniziativa di una delle signore, delle clienti, qual è stata? È stata una signora che aveva 92 anni, che è venuta a fare i capelli, non faceva i capelli da tanti e tanti anni, e si è messa a piangere perché ha detto che lei a volte andava a dormire anche senza mangiare perché non voleva dare fastidio ai figli, ai nipoti, ai parenti. E in quel momento ci siamo sentiti un attimino impotenti. Noi regaliamo un quarto d'ora di gioia. Ecco, abbiamo sentito anche i suoi colleghi qui in studio, no? C'è chi si adopera per raccogliere fondi per sostenere iniziative di solidarietà, c'è chi fa assicura la barba in sospeso e poi c'è lei con questo servizio per chi ha la pensione minima, insomma, di parrucchiere. A chi le dice, ma in fondo, insomma, farsi una piega, un taglio di capelli, non si tratta di beni di prima necessità? E lei che cosa risponde? Allora, io dico che almeno noi, io e il collega là in studio, ci siamo messi in moto e abbiamo donato qualcosa a chi non ha niente. Gli altri che comunque parlano giusto per parlare, per dare aria alla bocca, generalmente non fanno niente per nessuno. Quindi, insomma, attiviamoci e rispondiamo. Io la ringrazio, Sasi, e Sasi Bisone, le auguro buon lavoro. Adesso noi scattiamo una foto qui in studio con i suoi colleghi, ma è come se lei fosse qui con noi, perché, insomma, lei ce l'ha detto in un certo senso che questa è davvero già una rete. Grazie ancora, Sasi Bisone. Grazie, complimenti. Grazie davvero a voi. Allora, vogliamo metterci sullo sfondo e facciamo la nostra foto? Eccola. Eccola qui e aspettiamo intanto che la foto si sviluppi. Io vorrei, insomma, chiedervi, no? Perché sembra che con un po' di creatività, insomma, si riesce a fare molto partendo dagli strumenti che abbiamo. Ha qualche collega che vi dice ma il tempo non c'è, abbiamo troppo poco tempo, troppi clienti, troppa gente, guadagniamo troppo poco, non ce la possiamo fare? Voi che cosa dite? Lo chiedo prima a lei, Giuseppe, e poi lo chiedo a Nunzio. Il tempo, se si vuole, si trova. E del resto è molto facile mettere le mani al portafoglio e dare dei soldi. Come dice il padre Ugo, il fondatore dell'operazione Mato Grosso, la carità non è un problema farla una volta, il problema è farla sempre. Mm. Quindi continuare a fare qualcosa di buono fa bene a noi. Nunzio. Ma io posso dire che l'iniziativa che stiamo adoperando noi non porta via tempo, non impegna più tanto perché tu stai nell'orario lavorativo nel tuo negozio, quindi una persona che viene è come se fosse un cliente tuo già, quindi deve venire, si deve sedere, deve fare la barba e i capelli. Basta. Insomma, basta cominciare, ci hanno detto i nostri ospiti. Io vi ringrazio tantissimo, intanto vado ad attaccare la foto sull'albero. Una puntina che non funziona e ne abbiamo trovata un'altra. Eccoci. Allora, vi ringrazio davvero perché ci avete mostrato davvero quanto possiamo impiegare i nostri talenti per aiutare chi c'è intorno. Non serve troppo tempo, serve il desiderio di esserci per gli altri. Grazie Giuseppe Castelli, grazie Nunzio Luino, grazie davvero. Hai avuto problemi con la puntina? La puntina era rotta, guarda, eccola lì. Ti fanno sempre questi scherzi. Noi terminiamo qui, ma domani torniamo puntuali alle 15.15. Parleremo di assistenza agli anziani, delle esperienze innovative in giro per l'Italia, ma anche dell'amore dei figli che riservano appunto nell'ultima parte della propria vita, della vita dei loro genitori, a chi appunto è stato importante per loro. Domani, vi come aspettiamo. Sempre, puntualissimo, 15.15, a domani. L'età che avanza, il mal di gambe, il mal di schiena, problemi di equilibrio, vi manca il fiato, la patente non rinnovata. Oggi, grazie alla tecnologia Esamed, potrete andare al supermercato a fare la spesa da soli, a ritirare la vostra pensione,
potrete sentire meno nostalgia visitando i vostri cari che non ci sono più, andare dal giornalaio oppure fare un giro per i negozi del centro. Mythos, uno scooter elettrico piccolo, compatto e maneggevole. Zeus, lo scooter dalla grande autonomia, anche grazie al sistema di ricarica delle batterie quando andate in discesa. Ercole, capace di portare fino a 200 kg. Smarty, pioggia, neve, vento e freddo non saranno più un problema. Volete il massimo? Giove e Zeus Explorer, due veri gioielli sia per il design che per le prestazioni, con un'autonomia di viaggio che supera i 60 km. Ma la gamma Esamed non si ferma qui, perché ci sono le agilissime poltrone motorizzate Elettra 4 ed Elettra 6. Chiama subito il numero in sovraimpressione, concorda la visita senza impegno di un consulente Esamed e ricorda, consulenza gratuita, prova di uno scooter Esamed gratuita, pagamenti personalizzati, agevolazioni fiscali, supervalutazione del vostro usato.